nascituro delle figlie di Maria Ausiliatrice e la creatura nata nel 1872 a Mornese, un piccolo paesino in provincia di Alessandria, come monumento vivo della riconoscenza di Don Bosco a Maria Ausiliatrice. Don Bosco e Maria Domenica Mazzarello, infatti, sono i cofondatori del nostro istituto. Il desiderio o l'ispirazione, come vogliamo chiamarla, di Don Bosco di fare anche per le ragazze ciò che a Valdocco si faceva per i ragazzi, si concretizza nell'opera che alcune giovani donne stavano attuando contemporaneamente, all'insaputa del santo, a Mornese. Insomma, lo Spirito Santo stava già operando prima che si potessero ricomporre le tessere di quel meraviglioso mosaico che è la famiglia salesiana. Lo scorso 7 ottobre abbiamo celebrato il 150° anniversario del primo incontro di Maria Domenica Mazzarello con Don Bosco. Fu in quell'occasione che la giovane Main ebbe a dire in modo profetico: Don Bosco è un santo, e io lo sento. Questa espressione vera ed entusiasta esprime il legame esistente tra l'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e il suo santo fondatore. Un rapporto di santità, di stima immensa, di fraternità, di collaborazione, di figliolanza. Don Bosco volle che l'istituto fosse il segno vivente del suo grazie a colei che aveva fatto tutto, per cui gli diede il nome di Figlie di Maria Ausiliatrice. Maria Domenica Mazzarello, scelta come prima superiora, ne è la confondatrice e, come le piaceva riconoscersi, la vicaria della Madonna, che ne è la vera superiora. San Giovanni Bosco non è solo maschile, ma è anche femminile. Quest'oggi vogliamo parlare di questo aspetto particolare della spiritualità salesiana con Suor Isabella Lopes, figlia di Maria Ausiliatrice e direttrice della Casa Famiglia di Nazareth. Suor Isabella, è una realtà particolare quella in cui voi vivete ed è una realtà che esprime a tutto tondo la spiritualità salesiana. Per me la esprime al massimo, perché è una zona povera. È chiamato anche quartiere a rischio, per cui noi suore, figlie di Maria Ausiliatrice, ci sentiamo proprio a nostro agio perché possiamo accogliere e servire sia i ragazzi che le famiglie più bisognose. E, in realtà siamo al loro servizio tutti i giorni, dal mattino alla sera. Al mattino cerchiamo di accogliere soprattutto le giovani mamme o le mamme in difficoltà che vengono per chiedere un consiglio, per imparare a cucire o a ricamare, per chiedere un po' di alimenti per poter sostenere la famiglia. Il pomeriggio invece abbiamo recupero scolastico per i bambini che non possono andare a pagamento in altre strutture. E dopo il recupero mettiamo a loro servizio tante attività, attività laboratoriali, attività di informatica, di teatro, laboratori di cucina, sport, pallavolo, ping pong, biliardino, calcetto e danza. I ragazzi vengono molto volentieri, soprattutto perché si sentono ben accolti e sentono di essere amati. E per noi è una grande gioia vivere in questa zona, anzi ci sentiamo privilegiate di essere state scelte a vivere in questo quartiere, perché ci richiama proprio il carisma salesiano. Don Bosco era per i più poveri, come Madre Mazzarello, e anche noi ci sentiamo sul loro esempio di vivere appieno
ecco, la nostra vocazione, il nostro carisma salesiano. Per cui ringraziamo le superiori anche che ci hanno scelto a metterci a servizio in questo quartiere. E la provvidenza che è di casa in questa nostra opera è molto evidente dal mattino veramente alla sera. Per cui si ringrazia continuamente il Signore, perché non siamo noi a operare, è il Signore che opera tramite noi. E con la forza anche dello Spirito Santo riusciamo a dare non solo il sorriso, ma ciò che è necessario a queste famiglie. Certo, si sente il bisogno di dare ancora di più, perché è richiesto molto il bisogno di lavorare. Molte famiglie in questo quartiere sono senza lavoro e ogni giorno vengono a chiederci: Sorisa, Suor Marinella, ci trovate un posto di lavoro? Perché non sono contenti solo di avere la busta con gli alimenti, vorrebbero veramente poter essere utili e guadagnare personalmente qualcosa per poter apportare anche diciamo un po' di beneficio nella famiglia. Nonostante una situazione non proprio agevole, Sorisa, il sorriso contraddistingue il vostro servizio. Sì, è al primo posto. Infatti dico sempre alle mie sorelle: cerchiamo di accogliere le persone prima col sorriso, con la gioia, aprendo loro soprattutto il cuore e poi anche dando quello di cui loro necessitano. Per cui, ma il sorriso è una conseguenza anche del nostro rapporto con il Signore. Infatti al mattino la prima cosa che facciamo noi suore è l'incontro profondo con Gesù nella preghiera comunitaria e nella celebrazione dell'Eucaristia. Senza Gesù non potremmo e non saremmo capaci di donare un sorriso vero e profondo. Nel bicentenario di Don Bosco, Sorisa, quindi stiamo cercando di capire la bellezza e la profondità di questo carisma salesiano. Secondo te, al giorno d'oggi, cosa manca alla società civile che magari può essere preso proprio dalla spiritualità di Don Bosco? Ecco, in questo bicentenario noi anche stiamo un po' lavorando con i nostri operatori, ci stiamo chiedendo cosa possiamo fare per essere anche di aiuto, anche più qualitativo per questo quartiere, e stiamo un po' studiando e vorremmo proprio che a settembre, proprio per commemorare meglio il bicentenario di Don Bosco, partisse un progetto di maggiore qualità per il servizio delle mamme al mattino e per i ragazzi nel pomeriggio, con un corso più qualitativo, e ci auguriamo che si possa realizzare tutto questo. Nonostante i tempi siano bui, c'è un barlume di speranza e c'è la profondità del mare che ci aiuta a contemplare magari la profondità di Dio stesso. Sì, veramente, come dicevo prima, la provvidenza è grande, è oltre la bellezza del mare, perché ed è grande come il mare la provvidenza. Si resta meravigliati quando non si fa in tempo a donare qualcosa, arriva altro per poter andare incontro a molte situazioni del quartiere. Questo ci abilita a essere sempre più gratuiti verso le persone. Ma nello stesso tempo anche sentiamo il bisogno di ringraziare sempre il Signore, perché è Lui che mette sul nostro passo gente buona, non solo che dà il suo tempo, ma dà anche le sue energie e le sue possibilità economiche. Ci sono molti benefattori che ci vengono incontro anche a livello proprio di gratuità. Non vogliono dire neanche il nome e non vogliono che si faccia nome per poter aiutare i bisogni di questo quartiere. Ci auguriamo però che tutto questo possa veramente andare a vantaggio non solo della povertà materiale, ma il nostro obiettivo, lo stiamo chiedendo fortemente a Don Bosco in questo suo bicentenario, è quello di riuscire a salvare qualcuno dei giovani delle famiglie un po' malavitose che ci sono in questo quartiere. Sarebbe per noi una gioia molto grande se qualcuno di questi giovani riuscisse a venirne fuori. Questo sarebbe l'obiettivo principale che ci siamo posti. E vogliamo ricordare in definitiva che gratuità è la parola chiave del servizio delle figlie di Maria Ausiliatrice. Assolutamente, a parte personalmente da anni, sono 40 anni che sto lavorando su questo
su questo aspetto, e ogni giorno più veramente si sente il bisogno di perfezionare, perché dare gratuitamente non è facile, solo sull'esempio di Gesù e di Maria. E poi abbiamo i nostri grandi santi, Don Bosco e Madre Mazzarello, che l'hanno vissuto appieno questo dono della gratuità, e noi lo chiediamo giorno per giorno, non solo per noi, ma lo chiediamo per tutti i nostri operatori, per tutte le persone che collaborano con noi a servizio di chi ha più bisogno. Una grande sfida per noi figlie di Maria Auxiliatrice, nei nostri contesti culturali, in un mondo che cambia, ad una generazione che cambia, è quella di essere donne di testimonianza e di profezia. Innanzitutto siamo chiamate ad essere donne di fede, di speranza, di costruire comunità più fraterne, comunità più umanizzante, e anche quelle di essere donne di grande profezia, cioè vale a dire lasciare la nostalgia o l'idealizzazione di un passato glorioso, e quello di vivere con passione oggi i segni che ci sono, i segni di vita che ci sono attorno a noi, presenti dentro di noi e nei nostri giovani. Suor Marinella Pallonetto, figlia di Maria Ausiliatrice, è responsabile dell'oratorio salesiano di San Girolamo, una donna in prima linea. Sì, non una donna da sola in prima linea, ma una comunità in prima linea in un quartiere a rischio, che chiede sicuramente la presenza e il carisma salesiano di Don Bosco. In particolare impegnativo questo desiderio di attualizzare il carisma salesiano in questo bicentenario, che ci vede particolarmente tesi a riscoprire il carisma salesiano. Riscoprire Don Bosco, attivare, attuare il carisma salesiano significa non compiere un'operazione taglia e incolla. Chiaramente non è quindi un ripetere pedissequamente ciò che Don Bosco ha fatto, ma lo spirito di Don Bosco, ciò che Dio ha ispirato a questo grande uomo a vantaggio dei ragazzi a rischio e dei ragazzi poveri dell'Ottocento, ma di ogni tempo. E quindi la volontà di andare incontro alle loro esigenze, ma soprattutto di proporre una via di vita che sia alternativa a tante situazioni proposte quotidianamente da determinati ambienti, in un contesto che vuole essere misto e che perciò nell'esempio dato degli uni verso gli altri possa condurre a una vita che sia felice, data da un accompagnamento educativo salesiano, data da una prospettiva di vita che pone come orizzonte l'incontro con Cristo, e da un'alternativa a ciò che nel quotidiano talvolta molti ragazzi devono respirare nel proprio ambiente, nei propri contesti. E quindi l'oratorio salesiano qui a San Girolamo vuole essere una possibilità data per un incontro con qualcuno che è grande, che è Cristo, all'interno di uno sviluppo, di un accompagnamento educativo che tende a far uscire il meglio di sé, l'umano di sé. Il bicentenario ha fortemente stimolato tutte noi a rileggere il nostro Don Bosco e Madre Mazzarello, chiaramente. Don Bosco che ha dato una proposta totalmente nuova. E nel bicentenario molti sono i cammini che stiamo compiendo affinché Don Bosco sia continuamente vivo e presente in questi ambienti, e in particolare in questi ambienti a rischio. Ho avuto la fortuna sin dagli inizi della mia vita religiosa di vivere sempre in quartieri a rischio, prima i quartieri spagnoli, in particolare poi con un impegno scolastico a Forcella. Parliamo di Napoli. E parliamo di Napoli, sicuramente, parliamo di Napoli, a Scampia e poi a Taranto, a Paolo VI, e adesso qui a San Girolamo. Quindi non posso che ringraziare Dio per avermi messo in condizioni, insieme alle mie consorelle, alle mie comunità nelle quali sono stata, di soccorrere e andare incontro ai bisogni dei poveri di oggi, dei ragazzi di oggi, che sarebbero stati allora il fiore all'occhiello di Don Bosco e che continuano ad essere per noi gioielli preziosi
da cui far emergere la bellezza che Dio ha posto nei loro cuori. La speranza che nasce da una profonda fede non può mai morire, soprattutto non può morire nel cristiano. E Don Bosco ha insegnato, prima ancora che dei percorsi educativi, una vita di profonda fede e di grande spiritualità. E in questo bicentenario proprio stiamo riscoprendo un Don Bosco mistico che in alcuni momenti è stato messo un po' in ombra. Per cui ciò che si ripropone appunto è qualcosa di grande, una speranza grande, la certezza anzi che Dio ha posto in ciascuno qualcosa di straordinario. In ogni ragazzo c'è un punto accessibile al bene, diceva Don Bosco. In questo noi crediamo profondamente, perché Don Bosco ce lo insegna, perché il Signore ce lo ispira.